366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 2 gennaio, il grande motore. Viaggiava l'astronave Gaia, cioè la Terra, e avanzava nello spazio immenso. Crescevano i bambini e avevano sempre mille domande da fare. Volevano sapere perché l'anno incomincia l'1 gennaio e finisce il 31 dicembre. Che cosa è che lo fa incominciare e cosa lo fa finire? E c'era sempre qualcuno che rispondeva che in un anno Gaia fa un intero giro intorno al grande motore, che molti chiamavano Sole, perché il grande motore non è collocato dentro di essa, ma fuori. Ed è per questo che il cammino di Gaia non si snoda lungo una linea retta, ma è tutto un susseguirsi di piruette. L'astronave avanza come una trottola, girando attorno al Sole e roteando nello stesso tempo su se stessa, mossa da un'invisibile energia. E mentre gira si trascina dietro una compagna che gira anche lei, la bianca luna. E il sole che si porta dietro la terra, che si porta dietro la luna, a sua volta gira intorno alla galassia, che forse sta girando anche lei attorno a qualche altra cosa, trascinando noi tutti in un interminabile giro tondo. La terra impiega 24 ore per fare un intero giro su se stessa e girando intorno al Sole fa ogni anno 942 milioni di chilometri a più di 1000 chilometri l'ora. Girando sta sempre per metà in luce, il Sole è come un faro potente, e per metà in ombra. Alla gente sembra che siano la luce e l'ombra a darsi il cambio e non la terra a girare. E i bambini imparano a non aver paura del buio, perché se il buio arriva vuol dire che tutto funziona a puntino. L'astronave avanza secondo le regole, il viaggio continua. Addormentandosi credono a volte di udire il sottile ronzio dell'astronave trottola che viaggia piroettando nello spazio infinito. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.